Benvenuti in TGD Simware, benvenuti nel mondo dell'hardware di nicchia, cioè di quell'hardware che tutti vogliono ma nessuno compra. Benvenuti nella terra di nessuno, benvenuti in territori inesplorati fatti di... Senti un po', frate, mi servirebbe un freno a mano, ma che per caso c'hai un amico che intrallazza, che fabbrica? Ah, cazzo sì, se non mi sbaglio c'è uno su Facebook che fa con Arduino, ste cose. Però sai come non me ce fido tanto, perché poi con Arduino, sai... Cioè, su giocherelli, sai come sono ragazzini, no? Questi si mettono là con sto coso, attaccano due fili, tirano fuori un drone che poi vola manco per cazzo. Benvenuti nel mondo dove, raga, vi assicuro, nessuno, ma veramente nessuno, capisce una mazza di niente. E a sto punto, raga, accendiamo la luce e beviamoci una bella Coca-Cola Zero ghiacciata, che veramente è una cosa che ti rimette al mondo. Tanto è un vlog, no? Quindi si può fare. Allora, siccome ho scherzato, ho alternato discorsi seri a discorsi meno seri, quindi magari rischio di crearvi più confusione che altro. Come al solito, un esempio vale più di mille parole. E quindi, siccome è un vlog, vi racconterò le avventure del mio amico D. Quindi rispettiamo la privacy di D, chiaramente D esiste, se volete vi ci metto in contatto, perché se no dite che Carlo si inventa le cose per portare acqua al suo mulino. Invece no, queste sono cose realmente accadute, sono cose che... Allora si sa, il sim racing è terra di nessuno, hardware di nicchia, e quindi il mio amico D, che voleva un cruscotto, ha comprato da un sito molto molto noto un cruscotto che a lui piaceva. Cruscotto che a lui piaceva perché? Perché era colorato come piaceva a lui, diciamo, due belle strisce di LED, quattro display numerici, bene o male lui pensava a me. In un cruscotto che cosa serve? Serve la velocità, serve i giri del motore, insomma, che altro ci devo fare io con un cruscotto? Poi ci sono queste due strisce di LED belle grosse che a me piacciono, effetto albero di Natale alla N. C'ha pure una forma accattivante che a me fa impazzire. Che faccio? Chiaramente lo prendo. Dopo aver aspettato non so quanto tempo per la consegna, credo intorno a un mesetto circa, il mio amico D, il quale non è, diciamocelo, questo espertone, diciamo pure che non lo è per niente, senza offesa per D, che cosa fa? Giustamente, non sapendo utilizzarlo, non sapendo configurarlo, mi scrive e mi chiede: Carlo, che... Mi daresti la mano a configurare questo oggetto che io comunque non, da solo non sono capace, poi c'è un programma che è bello complesso. Allora, io purtroppo in quel periodo ero incasinato, perso, e quindi mi dispiace per lui, ma non ho potuto proprio aiutarlo, perché intanto mi sarei dovuto studiare il manuale di quell'oggetto, oppure collegarmi via TeamViewer per capire insomma come funzionava il software, eccetera, eccetera. Quindi, come immaginate, non era proprio una passeggiata. Quindi, dopo svariati mesi che il mio amico ha tenuto lì sulla sua scrivania inutilizzato questo cruscotto, non so se perché non trovasse nessuno per aiutare a configurarlo, oppure, come ha detto, perché in quel periodo non ha avuto tempo per giocare. Perché, tra l'altro, facciamo una parentesi: nel mondo dell'hardware di nicchia non è che voi questo oggetto lo attaccate e giocate, no. Magari ci sono da installare i driver e sicuramente ci sono da installare dei software per far funzionare questi oggetti. Tantissime volte, siccome siamo sempre nella terra di nessuno, questi software non sono per niente user friendly, cioè non sono per niente semplici da utilizzare, e quindi effettivamente una persona inesperta può trovarsi in difficoltà. Fatto sta che dopo svariati mesi di inutilizzo, finalmente il nostro amico riesce a mettere in funzione il suo cruscotto, ma
Amarissima sorpresa, il cruscotto ha un difetto, cioè praticamente si spegne mentre sta giocando. Quindi lui gioca 10 minuti a Project Cars, dopodiché il cruscotto lo abbandona. Il mio amico, che giustamente sa che io produco questo tipo di hardware, mi contatta su Facebook e mi chiede di dargli una mano a risolvergli il problema. Io gli dico: guarda, ho avuto questo genere di problema su un mio cruscotto, ma ho assodato che era dovuto a un falso contatto. Alla fine le cose si sono risolte. Quindi suppongo che si tratti di quello. Sono passati alcuni mesi, è vero, comunque l'oggetto è in garanzia e giustamente si può sostituire. Il mio amico D contatta il venditore si rende chiaramente disponibile all'RMA, ci mancherebbe. Si sparisce indietro l'oggetto, ma dopo alcune settimane arriva la comunicazione che l'oggetto non si può riparare. Perché? Perché i componenti elettronici con cui è stato progettato il cruscotto sono ormai fuori produzione. Quindi il venditore si rende disponibile al rimborso oppure alla sostituzione con un apparecchio equivalente che chiaramente sul sito però non esiste. Perché quel cruscotto era praticamente l'unico nella sua categoria e tra l'altro il mio amico ci stava anche in fissa perché lui esteticamente questo cruscotto entusiasmava. Non so esattamente dirvi il perché, perché a me francamente non mi diceva niente, però lui ci stava in fissa. Morale della favola, tiriamo le somme, ragazzi. Allora, concetto numero uno. Se voi decidete di comprare dell'hardware o del software nel mondo dell'hardware di nicchia, nella terra di nessuno, sappiate che non potete mai aspettarvi le stesse garanzie che vi aspettate da un hardware commerciale come quello prodotto da multinazionali. Perché, amici miei, stiamo parlando di aziende che, per quanto visibili su internet, per quanto note e rinomate, sono comunque delle aziende che non producono in serie e che, ahimè, quando progettano, spesso non lo fanno con lungimiranza. Cioè, mettono in vendita un oggetto che loro chiaramente sanno che piace, ma se poi, come è successo, questo oggetto va fuori produzione perché non si vende abbastanza, perché i componenti elettronici vengono meno e quant'altro, voi restate belli che fregati, nonostante il fatto che prima di comprare voi vi siete impegnati, come giusto, a leggere caratteristiche tecniche, a verificare la compatibilità con i simulatori, a capire se il produttore è un produttore affidabile o un qualunque ciarlatano. E nonostante ciò siete rimasti fregati lo stesso. Storiella numero 2. Anche questa è chiaramente verificabilissima perché corrisponde a quanto mi è capitato con una persona che mi ha contattato via Facebook e mi ha chiesto se avessi un cruscottino da vendergli, insomma qualcosa sotto i 100 euro. Io ho risposto: guarda, al momento ho un cruscotto in produzione, ma purtroppo costa di più. Mi sto organizzando per produrre qualcosa più entry level, perché lui cercava sostanzialmente un contamarce, un indicatore di velocità e qualche LED, niente di più, perché secondo lui, essendo alle prime armi, quindi non avendo bisogno di apparecchiature sofisticate, poteva benissimo accontentarsi. Non avendo niente da vendergli, mi sono però ricordato che avevo sul groppone un apparecchietto di, insomma, un obbrobrio che purtroppo ho comprato quando anch'io, come tanti, non ci capivo una mazza. Apparecchietto da cui sono rimasto delusissimo, ma perché ne sono rimasto deluso? Ve lo spiego. Intanto, numero uno, dopo averlo comprato, l'apparecchio mi è arrivato non funzionante. Contattato il venditore, impossibile tra l'altro contattare questo venditore perché praticamente cerca il numero di telefono, chiama l'azienda,
Dopo N telefonate ti rispondono, dicono: "Ah, ci scusi, stiamo rinnovando i locali e quindi abbiamo delle difficoltà tecniche con i telefoni." Va bene. Però io sono qui che ho comprato questo apparecchio, me l'avete spedito non funzionante. Dico: "Scusate, ma voi li testate questi apparecchi prima di spedirli?" Oppure dice: "No, sì, assolutamente li testiamo, però sa, questi si possono danneggiare durante il trasporto." Ora, se loro stessero parlando con un qualunque X che giustamente non conosce il rischio che ha un componente elettronico di danneggiarsi durante il trasporto, avrebbero anche potuto rischiare di essere credibili. Ma sfortunatamente state parlando con qualcuno che un po', dico un po', ci capisce, anche se all'epoca non ero questo espertone di hardware per sim racing. Fatto sta che comunque dopo RMA, dopo scambi di mail in cui dicono: "No, tu il prodotto l'hai aperto, quindi praticamente hai fatto decadere la garanzia, quindi sì, io te lo riparo, però ti sto facendo un favore, perché tu il prodotto non lo dovevi aprire." Eh sì, ok, tutte le ragioni di questo mondo, però intanto comunque dopo 3 settimane dall'acquisto mi arriva il prodotto finalmente funzionante, lo collego, installo il software e praticamente il software mi dà una marea di problemi con l'installazione dei plugin dei giochi. Cioè, io mi aspettavo che fosse qualcosa di molto più automatico, di molto più evoluto, così come si sbandierava sul sito. Invece, praticamente, vado ad installare i plugin, quasi ogni plugin che tento di installare, errore. Quindi, praticamente, si procede con l'installazione manuale. Ma questo sarebbe il minimo, per carità, sono un programmatore. Sono abituatissimo a queste cose. Il fatto è che praticamente vado ad utilizzare questo cruscotto in Richard Banzarelli e praticamente mi accorgo che la configurazione di questo cruscotto mi costringe ogni volta che io cambio macchina in Richard Banzarelli, devo rifarmi la configurazione sul cruscotto per adattare i giri del motore di quella macchina al cruscotto. Quindi praticamente un bagno di sangue. Cioè, voi immaginate ogni volta dover fare questa maledetta configurazione. Cioè, praticamente ci sono stato là quasi un giorno intero a capire come fare sta benedetta configurazione. Ma dover fare questo non mi è piaciuto per niente, perché insomma, tirando le somme, questo cruscottino alla fine di 15 cm di larghezza, messo lì sotto al volante, praticamente un indicatore di marcia così piccolo, tu devi abbassare lo sguardo per poterlo guardare, di conseguenza non riesci a guidare. Idem per la velocità, non la riesci assolutamente a vedere. Cosa c'ha questo? C'ha due LED colorati sopra, però alla fine, insomma, soggettino costava all'epoca 150 euro. Sul sito del produttore c'era tra l'altro una versione assemblabile, diciamo, senza scocchetta di questo cruscotto, che costava invece 100 euro, ma chiaramente questa versione qui era stata messa fuori produzione. Se ne deduce che questa sola scocchetta di plastica, una roba che a stamparla in 3D costa sì e no 5 euro, voglio esagerare, praticamente il produttore te la faceva pagare 50 euro, quindi diciamo immaginiamo 45 euro di carico sul prezzo di costo. Fatto sta che comunque questo apparecchio praticamente l'ho usato 2 giorni, dopodiché l'ho messo sullo scaffale lì dietro e lì è rimasto. Non ho provato neppure a venderlo perché, secondo me, avrei fatto un danno alla persona a cui l'avessi venduto. Torniamo adesso indietro all'amico che inizialmente mi aveva chiesto un cruscotto da comprare. Gli dico: "Guarda, c'ho sul groppone sto cruscottino, si tratta di
questo modello qui, quindi gli ho linkato il sito del produttore, ma io vi ho detto in tutta onestà, contro i miei stessi interessi, perché io me ne vorrei disfare di questo oggetto, contro i miei stessi interessi, ti dico, guarda, non prenderlo, non te lo vendo, aspetta che ne produco uno dalle caratteristiche simili, di cui però, insomma, ti posso dare delle garanzie, ti posso dire che non ti causerà gli stessi problemi che ti causerà quello. Lui che cosa fa? Si guarda il sito, gli piace e dice no, nonostante il fatto che tu me lo stia sconsigliando, secondo me questo cruscotto per me, che sono alle prime armi, va benissimo. Quindi io lo compro. Ok, va bene. Gliel'ho fatto anche a un prezzo molto vantaggioso perché, tra l'altro, dal mio acquisto erano passati diversi mesi. Nel frattempo, il produttore disonesto ha abbassato il prezzo di quell'articolo che prima costava 150 euro, adesso costa 90 euro. Ho avvisato chiaramente il mio acquirente di tutti i problemi a cui sarebbe andato incontro. Lui, ignorandomi, ha detto: no, questo qui per me va bene. Se l'è comprato. Bene, dopo qualche giorno dall'acquisto, il nostro amico M cosa fa? Mi contatta su WhatsApp, mi dice: guarda, Carlo, c'ho il PC che non mi parte più. Dico, come non ti parte più? Secondo me stai attribuendo un potere troppo distruttivo ad un piccolissimo cruscottino. Insomma, com'è possibile? Cioè, no, io penso che sia il cruscotto. Cioè, come pensi che sia il cruscotto? Io l'ho utilizzato. Sto problema non ce l'ho mai avuto. Ce ne ho avuti altri di problemi, ma questo qui no. Fatto sta che praticamente gira gira il nostro amico M scopre che effettivamente staccando il cruscotto Windows si avvia normalmente, mentre a cruscotto inserito schermata di ripristino Windows non parte. Dico ok, non è la prima storia che ho sentito di un hardware USB che causa problemi di diverso tipo di accensione o di spegnimento di un PC. Quindi il consiglio che do io quando si acquistano questi tipi di apparecchi è sempre quello di munirsi di un hub USB con gli interruttori, costano 4 euro dai cinesi, cioè sono degli oggettini veramente stupidi ma indispensabili. Cioè così tu avvii il PC con il cruscotto spento, quando il PC si è avviato, premi l'interruttore sul hub e avvii il cruscotto e giochi. Quindi anche qui andiamo a tirare un attimo le somme. Le persone comprano cose di cui evidentemente non capiscono. Nel farlo ignorano anche i consigli di chi si presuppone sia più esperto. La tendenza generale è sempre quella di pensare che siccome voi siete alle prime armi e siccome non capite, così come giustamente all'epoca ho pensato anche io, potete accontentarvi di qualunque cosa. Siamo arrivati più o meno alla fine di questo secondo vlog. Dobbiamo enunciare un teorema. Io credo che a questo punto voi vorreste chiedermi se secondo me esistano dei prodotti validi da comprare in giro, se esistano dei produttori seri che vi diano delle garanzie. Ci sono pochissimi, si contano sulla punta di due dita, forse. Una mano veramente troppo, ma qualcosa c'è. Comunque sia, siate comunque coscienti che allo stato attuale delle cose, nel mercato dell'hardware e del software per sim racing, la maggior parte dei prodotti sono delle grosse sole. Il mercato è un po' un gatto che si morde la coda, cioè da una parte ci siete voi che non capite abbastanza e non sapete esattamente cosa comprare. Dall'altro ci sono produttori, il mondo è pieno di persone brave e intelligenti che magari saprebbero esattamente che cosa darvi, ma se io
Ragazzi miei, mi impegno per darvi un prodotto di qualità e le persone continuano a chiedere oggetti soddisfacenti dal punto di vista estetico, ma di bassa qualità. Io, ragazzi miei, pur di vendere, perché chiaramente come tutti devo campare, devo mangiare anch'io, altrimenti non posso neppure produrre, produco esattamente quello che voi volete. Quindi non prodotti di qualità, ma prodotti che vendono. La soluzione per tutto questo è una sola. Così come sono in aumento le persone che si intendono di hardware per PC, che sanno scegliere un processore o una scheda video, così devono aumentare anche le persone che si intendono di questo tipo di prodotti, perché altrimenti il mercato vi ignorerà e voi continuerete ad avere cose di scarsa qualità. E con questo abbiamo concluso. Vi do appuntamento al prossimo vlog. Ciao a tutti da Carlo.